Vestivamo di è il titolo dell'interessante mostra che chiude la rassegna sui due importanti momenti culturali realizzati presso il Museo Interdisciplinare di Caltanissetta, retto dalla dottoressa Rosalba Panvini. Il primo evento, dal titolo Il Gioco, svoltosi durante la 14ª settimana della cultura, ha visto in mostra i giochi con cui intere generazioni di bimbi, in un arco temporale molto ampio, hanno utilizzato. E questo secondo appuntamento, in occasione della Notte dei Musei, vede esposto una raccolta di abiti, coperte, pizzi e scialli, indumenti da lavoro e attrezzi per realizzarli legati al mondo rurale di un recente passato, con un occhio proiettato verso l'attualità e il futuro. Attualità rappresentata da alcune aziende legate al mondo della moda e della creatività che hanno messo a disposizione dei numerosissimi partecipanti i loro attrezzi da lavoro come i tradizionali telai e soprattutto il mondo della scuola che ha visto la partecipazione di diversi istituti d'arte che con i loro preziosi abiti e gioielli realizzati nel tempo dagli stessi studenti e indossati da splendide alunne modelle rappresentano il futuro, la nuova linfa, il nuovo che avanza a cui affidare attraverso l'est creativo uno dei settori trainanti della nostra economia nazionale alla quale la Sicilia contribuisce in maniera piuttosto cospicua. Il telaio è uno strumento che non morirà mai, cambia invece il modo di utilizzarlo, cambiano le forme, cambia sicuramente lo stile, ma l'approccio al telaio è sempre quello, i sistemi e le tecniche di lavorazione sono sempre le stesse, ma appunto il piglio diverso è quello del gusto, è il gusto che cambia. Noi realizziamo dei pezzi che hanno un gusto contemporaneo. I lavori che sono esposti qui allo stand rappresentano quello che è stata l'attività didattica dei ragazzi in questo ultimo anno scolastico e in particolare il vestito che vedete in esposizione rappresenta un connubio interessante tra la moda e la ceramica. Infatti si tratta di un vestito che ha il corpetto ceramica realizzato dagli stessi alunni. Invece i gioielli che sono nello stand sono frutto del progetto che abbiamo realizzato quest'anno sull'Unità d'Italia, rappresentano i gioielli che della Casa Savoia, in particolare la corona che la regina Margherita ha indossato in occasione dell'incoronazione regina d'Italia. Ringrazio la dottoressa Rosalba Panvini per avermi invitato a questo evento. Cerco di spiegare in poche parole il motivo di questa nostra presenza in questa manifestazione. Bene, noi abbiamo preso una vecchia tradizione, noi ci occupiamo di allevamento di capre maltesi, una razza autoctona del territorio, e siamo autorizzati a imbottigliamento di latte crudo alimentare e derivati. Ovviamente abbiamo un piccolo caseificio e completiamo la filiera in azienda. Con il nostro latte di capra riprendiamo antichi sapori, tant'è vero che con la vendita diretta facciamo conoscere al nostro consumatore i sapori di una volta, e cioè i sapori proprio del latte di capra. Anticamente c'era il pastore che per le vie della città girava e le mamme erano fuori la porta che aspettavano di riempire i loro contenitori e far fare la colazione con latte fresco appena munto. Questo è quello che noi stiamo pubblicizzando qui in questa manifestazione, di avvicinare il visitatore e quindi il consumatore a latte di capra. In rappresentanza del Museo della Civiltà Contadina di Niscemi, il cui direttore è il geometra Salvatore Ravalli, e del Lions Club, proprietario del museo, il cui presidente è il dottor Franco Gioitta, che ha fornito per ambedue le mostre un considerevole numero di reperti, l'avvocato Rossana Interlandi. Devo dire che i componenti del Lions Club e i fondatori iniziali del Museo della Civiltà Contadina hanno lavorato benissimo. Cito soltanto Franco Mongelli e Totò Ravalli per indicare quelli che primi fra tutti ci hanno creduto, ma poi tutti i presidenti che si sono succeduti hanno creduto alla realtà del Museo della Civiltà Contadina e anche alla collaborazione con la Soprintendenza Beni Culturali di Caltanissetta, che per lungo tempo è stata retta dalla dottoressa Panvini. Adesso lei è qui alla direzione del Museo Archeologico di Caltanissetta, per cui la collaborazione continua perché le persone ci credono prima di tutto. E quindi dopo la mostra sui giocattoli, del come giocavamo, adesso c'è questo appuntamento
sul come vestivamo, e quindi la bellezza di poter esporre i pezzi museali nostri, che sono stati al centro di grande attenzione da parte dei partecipanti, da chi è venuto in visita, perché se il tessile, la tessitura, abbiamo visto gli arcolai, abbiamo visto proprio, anch'io ho provato a tessere con gli strumenti, ho provato delle grandissime emozioni in questo, e però anche la nostra esposizione è stata molto visitata, quindi vuol dire che la gente ha un interesse per recuperare la memoria, anche attraverso le testimonianze del vestire, che ti catapultano in un mondo che non esiste più, che è quello nostro, della nostra civiltà contadina, ma anche di tutte diciamo, le famiglie che hanno contribuito alla creazione del nostro museo, alle donazioni. Per cui è un altro appuntamento importante che si aggiunge a quelle molteplici iniziative che sono state già avviate da tempo. Quindi con l'auspicio che questa collaborazione si mantenga, però ripeto, essendoci le persone che ci credono, che vivificano queste strutture, perché il museo archeologico oggi non parla solo il linguaggio dell'archeologia, ma parla quello della tradizione, dei saperi, parla quella dei prodotti locali e parla anche di esperienze didattiche bellissime di istituti della zona del comprensorio che hanno creato delle cose straordinarie, per cui c'è solo da essere fieri di tutto questo. Particolarmente soddisfatta la dottoressa Panvini, instancabile organizzatrice, che ha saputo mettere insieme non solo il pubblico con il privato, pubblica istruzione e mondo della moda, ma ha fatto sì che il museo uscisse dalla stantia rappresentazione che sia nell'immaginario collettivo di luogo silente e polveroso, per farlo rivivere in maniera nuova, fresca e gioiosa ad un pubblico eterogeneo, sovrastato dalla ingenua curiosità di una moltitudine di bimbi che con le loro soavi voci bianche, incorniciate dal controcanto delle loro mamme, hanno accompagnato con una sorta di colonna sonora l'intera serata, invitando la gente alla pace e all'unione tra i popoli, senza badare a razza, religione e colore della pelle. Sì, è stato un grande successo, sono felice perché questo ha significato che la gente apprezza queste iniziative, la gente viene nel museo che si apre al pubblico, si apre al territorio e diventa la casa di tutti, ed era quello l'obiettivo che io volevo raggiungere. Ho visto che i bambini hanno particolarmente apprezzato sia la mostra, ma anche hanno cantato in una maniera celestiale. Ma i bambini, lo sappiamo tutti quanti, sono i nostri testimoni del futuro, a cui noi passeremo anche il nostro testimone di operato, che loro devono poter cogliere, possibilmente anche cambiare, trasformare, ma soprattutto continuare nell'opera di valorizzazione e di conservazione delle radici della memoria. Quante le scuole che hanno partecipato e hanno accolto il suo invito? Tre scuole: il liceo artistico Filippo Juvara di San Cataldo, il liceo artistico Rosario Assunto di San Cataldo, il primo circolo didattico di San Cataldo, e una gran massa di gente che si è riversata nel museo. Sono molto contenta perché sia al piano di sopra che a questo inferiore abbiamo tanta gente. Sono felice, grazie anche all'amicizia, alla disponibilità dei soggetti che hanno partecipato in questa operazione, e tra i primi spicca proprio il Museo della Civiltà Contadina di Niscemi, che ci ha prestato ancora una volta parte delle proprie raccolte. Grazie.